una preparazione che vuol dire anche fraternità, soprattutto vuol dire questo, quindi insieme in attesa che arrivi il Santo Padre. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Abbiamo pensato a questa pausa, ecco, nella preparazione all'arrivo del Papa, ma anche nel cammino di Quaresima, che vede uniti la provincia dei Cappuccini, l'arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, ma anche la presenza dell'arcidiocesi di Benevento. Come Chiesa ci teniamo molto a questo momento, perché Papa Francesco è per questo tempo una profezia, e noi proprio in vista di questa profezia vogliamo prepararci, vogliamo sapere come poter accogliere quelle indicazioni che di certo lui ci darà venendo qui in mezzo a noi. Il successore di Pietro, che ha un nome Francesco, che viene a visitare la tomba, il luogo dove ha vissuto un francescano significativo come Pio da Pietrelcina. Sappiamo che lui privilegerà un po' gli ammalati, Casa Sollievo, il poliambulatorio, ma non dimenticherà i frati cappuccini, non dimenticherà i preti diocesani, ma soprattutto la visita al luogo dove ci sono le spoglie di San Pio da Pietrelcina. C'è una comune radice, anche se a titolo diverso, di ispirazione francescana. E poi Padre Pio è una figura che esprime di per sé un immediato contatto col popolo, che è quello che esprime anche la figura di Francesco, cioè entrambi, anche se con accentuazioni diverse, con modali diverse e ruoli diversissimi, hanno saputo però trovare quelle parole semplici, riassuntive, capaci di parlare immediatamente al popolo cristiano.